In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita. Un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e Preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Venerdì 22 agosto alle 20:30, una luce nel cuore di Santa Rita, cenacolo di preghiera per i benefici ricevuti. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti, grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Aviatore. La nuova guida per Urbino, una nuova guida per le città, ne parliamo con Andrea Romatico, il curatore di questa guida rivoluzionaria, possiamo dire. Andrea Romatico è un giornalista, uno scrittore. Perché, prima di tutto, parliamo perché hai fatto questa nuova guida? Perché hai deciso di iniziare questa nuova avventura? Le guide ce ne erano già tante, ma la tua è diversa, perché? Ma innanzitutto ti ringrazio per il modo in cui mi hai presentato come curatore di questo lavoro, perché infatti non sarei l'autore in senso lato, sarebbe un millantato credito dire che io sono stato l'autore in senso lato di tutta la guida. Questo è un progetto che nasce, parte da lontano e vuole andare lontanissimo. Da che cosa parte? Da un lavoro già fatto dai pregressi assessorati alla cultura e al turismo, che hanno cominciato a raccontare Urbino in una maniera completamente differente. Finora c'è stato il mito che Urbino era una città visitabile in un giorno o poco più. Abbiamo cominciato a raccontare che in realtà per visitare Urbino e capirne l'anima e lo spirito forse non basta una settimana, viverla, farla entrare sotto la pelle, coglierne l'anima più segreta. E come abbiamo cominciato a raccontarla? Con dei lavori già fatti, c'erano delle cose che avevano fatto l'Associazione delle Guide Turistiche, altri lavori li aveva fatti gli assessorati e qualcosa l'avevo fatto io stesso. Abbiamo assemblato questo materiale e abbiamo tirato fuori 10 itinerari, un modo completamente diverso di raccontare la città, viverla e fruirla. Ecco, quindi non solo una guida rivolta ai turisti, ma anche agli urbinati stessi, forse per scoprire un po' l'essenza della città. Assolutamente sì, mi permetto di dire qualcosa ancora di più. È un libro da leggere dove si scoprono tante cose. C'è una introduzione dove si racconta la storia di Urbino per quello che è stata, ovviamente condensata in pillole, e poi ci sono tre tipologie di itinerari. Una che la possiamo definire una tipologia cronologica, cioè quindi il fruitore scoprirà l'Urbino del 500, l'Urbino del 700, l'Urbino dell'800, fino ad arrivare all'Urbino contemporanea di Giancarlo De Carlo. Quindi le opere principali che hanno segnato l'urbanistica, il ripristino, il recupero di manufatti antichi ad opera del grande architetto Giancarlo De Carlo. Poi ci saranno due itinerari ludici, uno è quello in mountain bike, è possibile fare di notte una sorta di trekking urbano della città in mountain bike, e poi dopo c'è un altro molto importante di itinerari, che è quello del fotografo. Faccio un esempio banalissimo. Non esistono picture book di Urbino, non esistono delle raccolte fotografiche. Noi, attraverso la consulenza di importanti fotografi, abbiamo trovato i punti nella città dove oggi siamo nell'epoca della condivisione, no? Tu fai la foto con lo smartphone e poi lo vuoi condividere con gli amici sui social. Qui è i migliori punti di vista della città. E poi ci sono tre itinerari che, diciamo così, sono inusuali, un po' legati all'anima più segreta di questa città, l'anima misteriosa di Urbino. Uno è sui luoghi della flagellazione di Piero della Francesca, che svela la location che Piero utilizza per il quadro e i luoghi che poi hanno praticamente interessato le vicende di quest'opera. Abbiamo poi l'itinerario dei misteri, dei simboli e dei segreti, fino ad arrivare all'itinerario delle vie degli scienziati. Quindi itinerari per tutti i gusti, una guida che sta a un libro, anzi, come mi hai detto tu, che sta ricevendo ampi consensi. Dove lo troviamo se lo vogliamo acquistare?
E adesso in tutte le librerie di Urbino, in tutti i punti turistici, tra breve sarà anche in tutti gli agriturismi, visto e considerato che c'è un'enorme richiesta, vedo che va a ruba e stiamo preparando anche la versione, ovviamente in inglese e poi in tutte le altre lingue. Ci sarà anche un ebook della guida? Con ogni probabilità sì, come è ovvio che ormai succede un po' per tutte le opere letterarie. Quindi la guida di Urbino, il vademecum essenziale per tutti i turisti e non solo, da leggere, condividere e gustare.